con Alessandro Gorla, avvocato del Movimento Notav Terzo Valico. Ci spieghi per favore la contesa legale su questo terreno? La contesa legale è banale e semplicissima. Abbiamo un terreno che è proprietà della famiglia abruzzese e questo terreno, sostiene Cocivi, in realtà è stato espropriato. Noi riteniamo di no, la famiglia abruzzese non ha mai ricevuto nessun tipo di atto. Semplicemente hanno notificato evidentemente alle persone sbagliate, ma questo a noi interessa molto poco. Quello che ci interessa è che abbiamo in mano una visura catastale da cui risulta che il terreno è di queste persone, che giustamente lo rivendicano perché lavorano qua da 30 anni, hanno gli animali, hanno le bestie, hanno casa loro, hanno tutta la loro vita in questi campi. Conseguentemente abbiamo provato a fare le nostre rimostranze agli ufficiali di polizia giudiziaria presenti sul posto questa mattina, producendogli anche, o meglio provando a produrre documentazione sul punto, ma pare non gli interessi, nel senso che continuano a dirci che loro non sono tenuti a acquisire documentazione. E quindi a questo punto siamo qua, che aspettiamo di vedere un po'. Peraltro c'è una situazione anche col cantiere che a noi pare di illegalità, nel senso che la recinzione non è a norma, non c'è la cartellonistica prevista dal testo unico edilizia. E peraltro queste infrazioni non sono mere infrazioni amministrative, ma sarebbero un reato penale, asseritamente. Sicché ci piacerebbe che qualcuno intervenisse anche rispetto a questo profilo. Stiamo aspettando.